Johnny Depp vende la sua casa a Venezia. Una dimora, per la verità, che l'attore hollywoodiano non ha mai realmente abitato. Si tratta di un palazzetto sul Canal Grande, Palazzo Donà, che, stando a quanto riporta il blog Casa.it, sarebbe in vendita per un prezzo di 10 milioni di euro totali. L'edificio, 700 metri quadri complessivi, è situato nel sestiere di Santa Croce tra Ca' Corner della Regina e Ca' Pesaro e ovviamente affacciato sul Canal Grande, una posizione da sogno, con una delle viste più belle al mondo, su uno dei luoghi più fotografati e conosciuti a livello turistico. E le ipotesi sulla motivazione della messa in vendita, a questo punto si sprecano. Tutte fanno, naturalmente, riferimento al recente annuncio della separazione da Amber Heard, al quale è seguito un mare di polemiche relativo a presunte percosse dell'attore ai danni della giovane attrice. Il Gazzettino sostiene che Depp sia stato rovinato economicamente dal divorzio, le cui condizioni si prospettano decisamente onerose. D'altronde la madre di Depp affermava che la ragazza lo avesse sposato solo per soldi. D'altronde, va anche sottolineato come di recente siano molti i VIP di Hollywood che starebbero scappando dall'Italia e mettendo in vendita le proprie dimore di lusso. Da Leonardo DiCaprio e l'affaire Verona è sporca, alle voci secondo le quali anche Clooney avrebbe deciso di vendere la sua casa sul lago di Como. Johnny Depp non ha picchiato Amber Heard. Il caso del turbolento divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard continua a occupare le prime pagine di giornali e siti di gossip, con nuove rivelazioni che emergono ogni ora. Le ultime indiscrezioni di qualche settimana fa provenivano ancora una volta dal sito d'oltreoceano TMZ, che forniva ulteriori particolari sulla presunta aggressione dell'attore americano ai danni del, ormai ex, moglie. Attraverso le testimonianze di fonti vicine al caso Depp/Heard, il portale ha raccolto la versione dei due addetti alla sicurezza della coppia d'attori, Jerry Hughes e Sean Beth, che avrebbero assistito all'episodio avvenuto il 21 maggio. Sarebbero accorsi in casa dopo aver sentito il litigio dei due coniugi e la Heard che urlava smettila di colpirmi. Eppure, una volta giunti all'interno della stanza, un ampio open space, avrebbero visto Depp e la Heard lontani almeno 6 metri l'uno dall'altra. La Heard avrebbe dunque mentito in relazione alle presunte percosse subite. Chi se ne frega.